Dovrebbe essere così per tutti, lo ringrazio per i complimenti, ma deve essere così per tutti, è una linea che dovrebbero avere tutti i giocatori per cercare di fare il massimo per una squadra. Che sensazioni infatti ti ha dato il gol dopo, per il Pescara dopo 423 minuti e per te insomma anche una liberazione fosse stata così? Ma la liberazione era di giocare, di riuscire a mettere in campo tutto me stesso per la squadra e penso sempre che il gol sia sempre una conseguenza di ciò che si fa per la squadra e quindi se avessi fatto gol e magari non una prestazione all'altezza non sarei magari non sarei stato così felice come lo sono stato dopo una prestazione che ha dato come ciliegina sulla torta il gol. Con dubbio però che tu abbia vissuto dei momenti non facili all'inizio, no? Magari, anzi, devo dire che all'inizio stavi anche giocando col calcio televisivo e poi dopo hai fatto molte anticamere. Hai No. vissuto con molto distacco la cosa, No, neanche. insomma. Molto serenamente, Niente non fa, serenamente. molto lavorando nel quotidiano, cercando di prepararmi per quando sarebbe stata la mia occasione. Ma serenamente perché tu sei arrivato qui e avevi davanti altri attaccanti che ti ho detto, ti ho fatto capire insomma che erano le potenziali titolari, la serie di mettere l'anima in pace aspetto il debutto, o proprio perché non ti sei fatto alcun problema di metterti in discussione? No, non mi sono fatto alcun problema nel mettermi in discussione, nell'aspettare il momento per poter dimostrare. Ecco, è stata di aiuto la fede, questo, cioè, tu hai parlato, è molto meravigliato perché non sapevo la tua storia personale, insomma, Beh, quanto ti ha aiutato. se uno testimonia la fede e poi ha degli atteggiamenti sbagliati, non può testimoniare una cosa vera, quindi l'atteggiamento della fede predispone un carattere mansueto che non significa stupido che gli va bene tutto, ma significa un carattere umile dove sai che devi lavorare quotidianamente, non andare oltre le righe, cercando di rispettare quelle che sono le scelte e poi l'occasione è cogliere l'attimo. Come dicevi tu, serenità, d'animo, diciamo. Sì, serenità, perché poi se un giocatore, nel momento in cui non gioca, si incupisce, perde sempre le più forze. Invece, e poi magari ha l'occasione e tende a fare poi brutte figure. Quindi un giocatore deve sempre cercare di fare nel lavoro quotidiano il 100%, prima per se stesso e poi dopo, e credo che sia una normale conseguenza per la squadra. Non sei l'unico ad aver abbracciato, insomma, in modo così forte la fede, anche il crederci in modo determinante e naturalmente unire la tua professione a questo cammino. Sei un atleta di Cristo, io ho letto da qualche parte. Che cosa è scattato quando ti sei avvicinato, insomma, a questo movimento? Oppure c'è stato un episodio scatenante che ti ha fatto avvicinare questo credere così intensamente? Ma intanto non è un movimento, non è un cammino, è una decisione. È una decisione, non è neanche una denominazione l'essere un atleta di Cristo o essere appartato, un fanatico, è semplicemente essere cristiano è semplicemente camminare ogni giorno sapendo che hai alle spalle un Dio che ti aiuta e facendolo con molta umiltà, senza professarsi chissà quale santone, semplicemente condividerlo e avere il piacere di condividerlo con chi magari non riesce a trovarla e magari proprio parlandone così tra i compagni, con gli amici, magari manifestarlo come l'ho fatto io con i tifosi, insomma facendolo con umiltà e l'averlo accettato è semplicemente l'aver detto di non andare dietro al mio ego, perché noi giocatori spesso siamo molto egocentrici e pensiamo che tutto il mondo debba girare dietro di noi, invece non è così. C'è stato un episodio Ma determinante. ero stanco di un po' di come era la mia vita quotidiana. Volevo dare una svolta e l'ho trovato in Dio. Ma una stanchezza relativa al fatto che sinceramente non mi sentivo più forte come dopo l'infortunio del 2007, non mi sentivo più in forte come magari mi sentivo prima e
ho detto basta, e ho sempre cercato Dio da qualche parte e poi alla fine mi ha trovato lui, quindi il bello è quello, che invece sono di forza interiore, sì, forza spirituale, interiore, forza, forza che si trasforma poi in forza fisica, in, e poi sinceramente siccome essere calciatore è un talento meraviglioso, bisogna onorarlo al massimo, quindi siccome i talenti non vengono così a caso. Senti, in generale invece che cosa è scattato secondo te nello spogliatoio? Io non dico dall'oggi al domani, però insomma nelle ultime due settimane qualcosa è cambiato evidentemente. Cioè, ma hai preso magari consapevolezza della, diciamo, situazione? Che da una situazione negativa abbiamo tratto tutto il positivo, l'unirci di fronte a un qualcosa che sembrava sommorta, cioè come posso dire? So giocarci, scusate. E invece ne abbiamo fatto un atto di forza, come? Unendoci, guardandoci in faccia e prendendo il meglio l'uno dall'altro. Parlano di te anche come un grande uomo spogliatore, nel senso che non sei un cosiddetto rompipalle della situazione, ma anzi sei uno dei fare gruppo, specialmente negli ultimi anni, sono molto serio, che riesce anche a guidare i ragazzi più giovani. Ecco, raccomando, questa squadra è molto giovane, la più giovane Serie A, e ha molti stranieri. Questi sono momenti di difficoltà, sei stato anche un po' probabilmente il portavoce del pensiero dell'allenatore, anche un po' per sedare i tuoi anni? No. Io chiedo sempre che un giocatore debba parlare il meno possibile, avere un atteggiamento, sì, dimostrando con l'atteggiamento, con quello che fai in campo, con quello che fai prima dal campo, con quello che fai fuori dal campo, sempre con l'atteggiamento, con la professionalità. Uno può professarsi tutto ciò che vuole, ma come dicevo prima, se poi mandi a quel paese il compagno in campo e non l'aiuti con le parole giuste, o sei l'ultimo a arrivare in una corsa, poi dopo dimostri il contrario. Quindi io ho sempre cercato di con il mio atteggiamento di essere un positivo, e credo che poi di conseguenza, se lo faccio io, non fa un altro, ne fa un altro, tutti ti vengono dietro. E gli stranieri non sono stranieri, sono stranieri solo di lingua, ma il calcio unisce tutti, quindi il calcio ha una sola medicina, quella, non ci sono altre medicine. Certo. Venendo alla partita di sabato, in che modo si può mettere in difficoltà la Juventus per quanto riguarda la difesa bianconera, comunque costituita da giocatori chiunque, Conte, Alessio, scelgano, prestanti fisicamente, che hanno determinate caratteristiche, come si possono mettere in difficoltà, se buttarla sul piano fisico, sulla rapidità, su che cosa? Ma io credo che la Juventus è una squadra che innanzitutto non bisogna temerla più di quello che è, nel senso non farla più grande di quello che è, perché se pensiamo che diventa una squadra imbattibile, non la battiamo. Quindi è una squadra battibile, come? Non dando mai punti di riferimento, stando sempre in movimento. I primi dobbiamo essere noi attaccanti, chi giocherà in attacco dovrà essere quello che dovrà sempre cercare di dare movimento al massimo, perché loro con i punti di riferimento giocano molto facile, perché essendo tutti difensori forti fisicamente, veloci, cattivi sull'anticipo, il cercare di stare in costante movimento porta a creare delle azioni gol. Mettiamola così, serve una prestazione perfetta, di contro però dovrà cedere qualcosa. Serve la prestazione perfetta, e sapendo che concedono le occasioni e sfruttarle al massimo. Contro il Parma è diventato anche durante la conferenza stampa con l'allenatore, sembrava che scendeste in campo davvero per vincere la partita, chiunque fosse l'avversario, quindi non avete badato al Parma che comunque aveva tutti i risultati utili conseguiti, aveva battuto la Roma 3-2. È vera questa cosa che comunque è stata evidente? Assolutamente sì. E questa deve essere una cosa che dobbiamo portarci in ogni partita, e non pensare che sia semplicemente un caso o una partita a sé stante. Noi dobbiamo con quella mentalità portarla ogni partita, perché la salvezza si conquista così. Cioè, posso dire che la partita con il Parma è un punto di partenza, quindi da lì bisogna iniziare a costruire
non di più importante, di stabile. Poi l'importante diventa quando ha salvezza acquisita. Ecco, ma secondo te che cosa, con la Juve probabilmente sarà un po' difficile, però trovare anche continuità, avere anche un pochino più di continuità nelle giocate, nei movimenti, o stare in campo, ecco, in che modo bisogna lavorare? Cioè, che qualcuno si potrebbe anche sentire troppo andare, si vede un pochino, si lascia un po' andare. In che modo si sta consolidando sul pezzo in questo momento? Ah, beh, penso che nessuno si debba sentire più bravo, perché bisogna pensare sempre che in Serie A la batosta la prendi da un momento all'altro, quindi nessuno può avere un pensiero del genere, anzi. Credi che questo sia un fuoco di paglia o veramente qualcosa è scattato in questo momento? No, non è un fuoco di paglia, perché non ce lo possiamo permettere, c'è troppe cose in gioco importanti per ognuno di noi, per chi scende in campo, quindi non siamo determinati e vogliamo assolutamente continuare su questa riga a prescindere dagli interpreti. Era solo una questione di tempo, secondo te? Io penso di sì, a volte bisogna affogare, perché quando stai a galla così, a volte bisogna affogare da quando tocchi il fondo, e se hai la consapevolezza e trovi la chiave di lettura giusta, poi riemergi. Come ti trovi a Pescara? Bene. Trovo bene. Per quanto riguarda la tifoseria, che comunque vi ha sempre sostenuto, non ha mai alla fine il colpo, è stato tranne quell'episodio, insomma, sono venuti a scuotervi durante l'allenamento, come prende questa piazza? No, io sono uno che cerca di prendere sempre il positivo delle cose, perché, come dicevo prima, se della Juventus pensi che è imbattibile, non la batti, se pensi che i tifosi siano negativi, lo diventi anche tu, quindi tutto deve essere positivo. Poi quando si parla di Serie A non puoi non esserlo, quindi io ragiono così. Hai visto, tornando un attimo a quello che hai risposto a Luciano prima, sì, no? Il modo per affrontare la Juve, stare in continuo movimento, tu ti senti adatto a un tipo di gioco del genere, avendo comunque caratteristiche un po' diverse, o magari dovrai un po' adattarti, stravolgere per quello che è il tuo modo di giocare, per quello che hai detto prima? No, io quando si gioca con due punte, le due punte si devono muovere in simbiosi, quindi è assolutamente troppo importante che il non dare punti di riferimento significa proprio questo, che quello che fa il tuo compagno non lo devi fare te, che non significa che non puoi stare fermo o fare dei movimenti rapidi, significa lavorare in coppia e cercare di essere sempre in movimento e giocare uno per l'altro. Questo è il movimento che intendo io. Ecco, esempio emblematico, tornando alla partita di domenica scorsa, quando si è andato a pressare quasi sulla fascia Lucarelli, che poi è nata un'occasione per sul fine del primo tempo. Un po' questa la sintesi, no? Sì, anche questa, anche il fatto di crederci sul pressing, di credere che non è che la punta che fa il pressing non deve farlo così, pensando che non prende la palla, deve pensare che la può conquistare e poi si può creare un'azione gol. Grazie. Grazie a voi. Grazie.